Allora, continuiamo la nostra trasmissione e cominciamo questa sequela di ospiti e lo facciamo da una location, il salone degli Arazzi del casale dei Consoli, diciamo, ecco. E in questo primo spazio stasera abbiamo gradito ospite il candidato a sindaco di Mazzarrone, Giovanni Spada, con il suo studio di benvenuto. Come si va? Tutto bene. Buonasera. Come sta procedendo questa campagna elettorale? Diciamo che domani, venerdì 12, comincia il tempo giuridico per la deposizione delle candidature e dei programmi elettorali fino al prossimo 17. Come sta andando? Allora, a mio parere la campagna elettorale sta andando molto bene. C'è molto entusiasmo intorno alla nostra lista, è una compagine molto forte dove ci sono molti giovani, ma c'è anche l'esperienza di persone che già si sono spese in politica e quindi diciamo che la comunità di Mazzarrone sta rispondendo bene a quello che è la nostra proposta elettorale. Questi spazi, in questa trasmissione che faremo appunto dal Casale dei Consoli per quanto attiene Mazzarrone, che si appresta ad andare a votare per il rinnovo del Consiglio e l'elezione del sindaco il prossimo 11 giugno, ricordo dato il numero degli abitanti, sono circa 4.000, se non ho errato, no? Sì. Ecco, si va col maggioritario, per cui il giorno 11 sera sapremo chi sarà il sindaco e chi saranno gli eletti. Attenzionando quindi in questa serie di trasmissioni, ecco, avremo modo di conoscere tutti i 12 candidati al Consiglio Comunale nella lista di Giovanni Spada, la lista civica Giovanni Spada, bene con Mazzarrone, bene comune. Perfetto. Ecco, Giovanni, i criteri della composizione di questa lista, quali sono state le linee guida per la composizione di questa lista? Allora, le linee guida sono state intanto la disponibilità a candidarsi, avere il piacere di candidarsi con noi e quindi di sposare il nostro progetto. Abbiamo avuto subito le adesioni necessarie, anzi qualcuno purtroppo rimarrà fuori, ma è ovvio che ci darà una mano anche dall'esterno, e quindi abbiamo fatto una bella squadra. Questa sera abbiamo la presenza di tre candidati al Consiglio Comunale che vi presento, che sono Biagio Zago, qui il primo alla mia destra. Biagio già ha avuto un'esperienza di consigliere comunale per 5 anni, tra l'altro un ragazzo molto impegnato anche nel sociale. Per diversi anni con il Comitato Fair Play ha contribuito all'organizzazione del calcetto e di altre manifestazioni. A seguire abbiamo il geometra Gianluca Fontanella, anche lui un giovane di Mazzarrone che si spende per la comunità di Mazzarrone e quindi anche lui farà parte della nostra compagine. E poi a seguire ancora abbiamo il dottore Marco Bezzini, che è un medico di famiglia, ma oltre ad essere un medico di famiglia è anche una persona impegnata nel sociale, è un medico volontario dell'ADES e quindi si spende giornalmente anche per il volontariato. Cominciamo con il dottore Marco Pizzini, che è il più buonasera, Pino, sembra il più predisposto a pigliare la parola. Diciamo. Buonasera a tutti quanti. Mi stavo sperando di nuovo la mia battuta classica per Mazzarrone, ma non è il caso. Ecco, il dottore Pizzini è originario di Caltagirone, fa il medico, quindi posso dire che il medico di famiglia è quello che ha il polso, il termometro, è vero Giovanni Spada? Il polso, il termometro, diciamo, del sentire di una città. Sì, perché noi seguiamo i bisogni proprio della gente. Prego, guardate per caso. Bisogni proprio della gente, diciamo, che viene da noi non solo per le classiche prescrizioni, oppure per chiederci solamente se può fare o no un esame, ma noi seguiamo soprattutto la gente, diciamo, nel bisogno più intimo, cioè anche a livello psicologico, se c'è bisogno di qualche cosa, a livello sociale anche, quindi seguiamo tutta la persona, non solo nella classica prescrizione solamente. Quindi poi io sono sceso in campo con la squadra. Al prete gli lasciate qualcosa da fare. Cosa? Al prete. E al prete lasciamo l'ultima cosa. Quindi io sono sceso in campo con la squadra di Giovanni Spada, perché primo perché ci ha dato ampio spazio Giovanni, perché come vedi Pino siamo tanti giovani che siamo appunto in questa squadra, quindi ci ha dato grande spazio e questo ci fa appunto grande onore veramente. E poi perché praticamente soprattutto nel mio ambito, io dico faccio sempre il medico, noi abbiamo bisogno di qualche cosa per Mazzarrone. Cioè che cosa?
Come prima cosa io voglio fare, voglio costituire a Mazzarone le superfici, perché in un paese come Mazzarone non è possibile ancora, quando c'è bisogno di un'emergenza o c'è bisogno di qualche cosa di veramente di serio, l'elicottero, quando noi lo chiamiamo, se c'è qualcosa di serio, non c'è una base dove poter atterrare. Questo fino a poco tempo fa poteva essere nell'area dove è destinato praticamente il campo di calcio, sì, però adesso non è più possibile, perché siccome dove c'è il campo di calcio c'è un tendone, quindi capisci bene, cioè, praticamente le turbulenze possono provocare anche dei seri danni, diciamo, al tendone, ma non solo al tendone, ma anche alle persone che stanno intorno. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è quella là. Un'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente è comprare un defibrillatore, perché a Mazzarrone non è possibile che non ci sia un defibrillatore, o quantomeno c'è, ma è sull'ambulanza del 118, cioè l'ambulanza del 118 quando va fuori per un'emergenza porta dietro anche il defibrillatore. Se in quel frattempo succede qualcosa, come è capitato a me personalmente, e lì passiamo dei quali sei... Guardia medica. Cosa? Qui avete abbiamo un presidio di guardia medica, sì, che funziona dalle 8 di sera alle 8 dell'indomani mattina. E un defibrillatore non esiste? Non esiste, abbiamo solamente quello in dotazione al 118 che purtroppo va via quando l'ambulanza va fuori. Quindi, che non fa servizi soltanto a Mazzarrone? No, secondo me no. Quindi noi abbiamo bisogno per forza di un punto comune dove istituire e mettere un defibrillatore che sia per tutta la comunità di Mazzarrone. Cioè, ci sono delle persone che sono addette a usare o fare dei corsi per delle persone per poter utilizzare il defibrillatore, e questa è una cosa che bisogna fare per forza, perché una città sicura passa anche da questo. Assolutamente. Geometra Gianluca Fontanelli, ecco, lei è la prima candidatura oppure no? Primissima esperienza. Ma chi gliel'ha portato? È un po' una sfida personale per capire se eventualmente in questo modo poter fare ancora di più per Mazzarrone, e poi in un certo senso la mia candidatura vorrei che servisse da sprono per tutta la mia generazione, perché indubbiamente si deve procedere a un cambio generazionale. Ora nulla da togliere con gli anziani della politica, anzi che ci facciano proprio da guida in questa nostra prima esperienza, ma vorrei che la mia candidatura assieme a quella delle altre persone miei coetanee serva da sprono per tutte le altre generazioni, in modo da creare questo cambio generazionale che indubbiamente deve succedere e la nostra generazione deve essere presente. Se diventasse lei un tecnico, sì, opera come geometra, diciamo, sì, quindi, a Mazzarrone, ecco, probabilmente il dottor Vizzini dal punto di vista medico, ma lei dal punto di vista strutturale, una città assolutamente si misura anche con gli interventi di lavori pubblici e quant'altro, sia proprio il polso della crescita di una città o di un rallentamento. Dal suo osservatorio urbanistico, diciamo, sì. Mazzarrone di cosa ha necessità? Qualora lei diventasse consigliere comunale, glielo auguriamo ovviamente con il suo candidato sindaco, ecco, dove ritiene sia giusto intervenire subito? Ma di sicuro credo sia necessario un ammodernamento di tutti quei servizi che già abbiamo. Penso per esempio a un efficientamento dell'illuminazione pubblica. Si potrebbe creare un risparmio, un forte risparmio su quelli che sono i consumi di energia elettrica dovute all'illuminazione pubblica, non lo so, magari attuando dei programmi di sostituzione di corpi illuminanti o un'intensificazione dei corpi illuminanti con delle nuove tecnologie a LED. Questo sarebbe senza dubbio, porterebbe senza dubbio a un forte risparmio. Poi vorrei anche che, diciamo che ho un piccolo sogno io nel cassetto, questo sogno si chiama Parco Suburbano di Scirio Sottano. Questo parco, diciamo che ho imparato ad amarlo perché mi è stato presentato come una possibilità di crescita a favore della comunità mazzarranese. Si tratta di un parco di circa 55 ettari di proprietà comunale e anche privata, dove si potrebbe agire con delle misure specifiche dei finanziamenti europei per fare in modo di renderlo fruibile,
di fare là delle attività che potrebbero anche portare dei nuovi posti di lavoro, penso per esempio a dei punti di osservazione, a dei percorsi sia di trekking che di mountain bike. Sarebbe comunque uno sprono affinché un'attività, cioè una zona che per ora è data solo alle sterpaglie, di renderla fruibile e renderla magari organizzata per poter dare lustro a Mazzarrone e anche ai dintorni. Biagio Zago, abbiamo detto, già consigliere comunale, un'esperienza ultima questa? No, 5 anni prima. 5 anni prima. Ne sente il bisogno di tornare nella stanza dei bottoni? Sì. Ho deciso di candidarmi perché credo in questo gruppo. In prima persona ho molta stima a Giovanni e poi ho creduto nel gruppo perché siamo un gruppo forte e spero che, se noi ce la facciamo in questa giornata elettorale, che raggiungeremo degli obiettivi, perché il gruppo è troppo forte e quindi non ce ne sono per noi. Problemi non ce ne sono. Vedo che vi tenete su, diciamo, sì. Fate ogni mattina un autoconvincimento, diciamo, no? Voglio dire. No, di cosa si occupa lei? Io sono un imprenditore agricolo. Ah, ecco, perfetto. Quindi, diciamo, mazzorronese, diciamo, a tutti gli effetti, con tutti i problemi e le problematiche che ci sono. L'imprenditoria agricola, diciamo, nel settore. Di cosa bisognerebbe di più, appunto, questa imprenditoria che è il cuore pulsante dell'economia, non soltanto di Mazzarrone, ma ho sempre detto anche del Cantino? Allora, io credo che a Mazzarrone l'agricoltura ha bisogno che ci dobbiamo unire, che dobbiamo fare gruppo per arrivare lontano, perché oggi da soli non si può andare a nessun posto, quindi abbiamo bisogno di essere uniti, perché uniti noi possiamo andare lontano. Quindi speriamo che la nuova generazione, perché i vecchi non sono decisi, però la nuova generazione tenda a cercare di formare dei consorzi, delle cose per andare più avanti nel settore. Giovanni è un vecchio dal punto di vista agricolo oppure è un uomo? Un veterano. Diversamente giovane. Cioè, hai sempre 40 anni. Sì, 40 anni. Poi mi parlo, prego. Volevo dire una cosa. Allora, il mio obiettivo, come se ho la possibilità di andare a fare il consigliere comunale, se la cittadinanza di Mazzarrone lo vuole, è quello di aprire subito il campo sportivo, e già è nella fase dell'apertura, e di formare subito la squadra di calcio, perché oggi sinceramente Mazzarrone ha bisogno di una squadra di calcio, perché è da anni che in questa fase è stata ferma, e quindi abbiamo bisogno di formare una squadra di calcio. Quindi il mio impegno, come se la cittadinanza di Mazzarrone lo vuole, è quello di formare subito la squadra di calcio del Mazzarrone. E in secondo momento, siccome abbiamo avuto dei problemi nel tappetino con il comitato fair play che non abbiamo, quindi faremo di nuovo, compreremo un tappetino nuovo e quindi di nuovo faremo l'unica piazza in Italia con l'erbetta sintetica. Questo è un impegno che mi prendo in piazza San Giuseppe. Sì, mi prendo in prima persona. Sento una curiosità, Zago. Il braccialetto giallo-rosso è perché la Roma si è classificata seconda dopo la Juventus? Perché la Roma si è o perché sono i colori della regione siciliana? No, perché la Roma si è classificata seconda. Juventino. Allora, Giovanni, ecco. Abbiamo detto, in questi incontri conosceremo un po' tutti i 12 consiglieri. Stasera abbiamo presentato 3, la seconda volta probabilmente che ci incontriamo, però questo serve, visto la platea di chi si candida in consiglio comunale o comunque di essere un ruolo importante, rappresentativo, democratico del territorio. Io credo che sia importante non soltanto il vostro passaggio e il vostro esame, così fra virgolette, per la cittadinanza elettorale di Mazzarrone, ma deve essere un palcoscenico aperto in particolare a tutto il Cantino, perché sarebbe da miopi pensare che Mazzarrone si chiude tutto il mondo qua, diciamo. Cioè la correlazione con gli altri comuni, in particolare del Cantino, di Scignori, del Ragusano, è imprescindibile, diciamo. Giovanni. No, io volevo toccare tutti i temi che hanno toccato i miei futuri consiglieri, perché mi hanno dato lo spunto per... Lui è un ottimista, già vi dà.
mi vede là tutti i giorni. Certo, questo, se non c'è l'ottimismo allora non abbiamo fatto niente. Allora, per quanto riguarda Gianluca parlava del parco suburbano poco fa, incontrando Biagio Consoli, ricordavamo questo finanziamento di 3 miliardi e mezzo ottenuto nel 1989, e con quei soldi abbiamo comprato questo parco urbano, quindi questi 50 ettari di terreno, e che il futuro consigliere Gianluca ha pensato di investire su questa cosa. Nello stesso tempo ha parlato di illuminazione pubblica, anche qui l'illuminazione pubblica è un po' vecchiotta, perché è un'illuminazione pubblica che è stata realizzata nel 1988 e quindi ha bisogno di essere rinnovata. Adeguata. A proposito di questo, già c'è un progetto depositato al Comune di Mazzarone, un progetto di finanza che è stato depositato nel marzo del 2016, è un progetto di finanza, quindi a costo zero per l'amministrazione, e quindi questo progetto verrà preso, portato in consiglio comunale, dichiarato alla pubblica utilità e poi successivamente messo a bando, ed è un progetto interessante che prevede il cambio di 1200 corpi illuminanti che diventeranno a LED. Abbiamo una città illuminata, è previsto anche il cambio di molti pali nella zona centrale del paese, e quindi è un progetto degno di essere attenzionato. E quindi, per quanto riguarda questo punto, penso che, essendo un progetto di finanza, non ci sono grossi problemi da realizzare. L'ultima cosa, Biagio Zago parlava di aggregazione, di consorzio. Proprio qualche giorno fa abbiamo avuto il consorzio IGP, perché io faccio parte anche del consiglio di amministrazione del consorzio IGP, abbiamo rinnovato le cariche, si fa per dire, ma è rimasto sempre il presidente Gianni Raneola, a cui facciamo gli auguri per un futuro lavoro, e il consorzio sarà da parte dell'amministrazione attenzionato nel modo dovuto per cercare di creare un rapporto di sinergia e quindi risolvere quelle problematiche con cui ci confrontiamo tutti i giorni nel mondo agricolo di Mazzarone. Bene, chiudiamo questo spazio di stasera con dal Salone degli Arazzi del Casale dei Consoli di Mazzarone. Ringraziamo i candidati al Consiglio Comunale Marco Pizzini. Buonasera a tutti. Il dottore Marco Pizzini, il geometra Gianluca Fontanella e l'imprenditore Biagio Zago. Giovanni Spada, ci rivediamo subito dopo, noi per un altro segmento conosceremo altri 3 candidati al Consiglio Comunale. Intanto grazie, in bocca al lupo. Buonasera a tutti. Avremo occasione di rivederci strada facendo. Va bene, grazie. Grazie. Pausa pubblicitaria.